il nostro destino ultimo, che già viviamo su questa terra attraverso i sacramenti, cioè quello della nostra deificazione. Nella quale abbiamo l'opera di amore del Padre con la creazione nostra a sua immagine e somiglianza, con il Figlio che ci redime col suo sangue, la sua vita e la sua dottrina, con lo Spirito Santo che opera la nostra santificazione applicando a ciascuno di noi i meriti della redenzione, e poi con l'opera della Madonna, la quale, essendo madre di Dio e madre nostra dataci da Gesù proprio nel momento più terribile, terrificante della sua vita sotto la croce, la quale, dico, è tutto amore in tutta la sua opera. Noi la invochiamo nelle litanie con tanti nomi bellissimi, sono pochi ancora rispetto a quello che potremmo dire. Se leggete attentamente i riti liturgici delle varie liturgie orientali ed occidentali, oltre che quella romana, abbiamo delle invocazioni litaniche alla Madonna che sono veramente di causa proprio della nostra gioia, ecco. Tanto deliziosi sono in noi. Però, d'altra parte, in queste liturgie di riti ortodossi, bizantini, di riti celtici, dei riti caldei, ambrosiani, aquitani, mozarabici, anche i nostri italiani aquileiesi, eccetera, dico, d'altra parte ci sono anche degli elenchi di litanie dei sette dolori della Madonna. Forse non li avete presenti. Sì. Beh, mi fa piacere. Quindi, e sono invocazioni litaniche alla Madonna da secoli. Due invocazioni sono le più ripetute nell'Oriente e nell'Occidente. O Maria dolorata per i nostri peccati, prego. O Maria abbandonata per la nostra superbia, prego. Queste ricorrono in continuazione. Addolorata per i nostri peccati, abbandonata per la nostra superbia. È un concetto, quindi, che da secoli viene macinato, meditato, contemplato da tutta la Chiesa. La Madonna, la Madre nostra, è abbandonata perché? Per la nostra superbia. E nei messaggi nostri, cioè della Madonna a noi, se voi fate così, a volo d'uccello,
una panoramica, voi vedrete che ci sono dei termini che ritornano costantemente, incessantemente, e che sono termini di profonda teologia dell'amore, la teologia dell'amore. Oh, quanto ci sarebbe da dire su questo argomento. E sono due i termini. Da una parte il lamento dell'abbandono. Non abbandonatemi. Perché mi abbandonatevi? Perché mi abbandonate? Io non vi abbandonerò mai. Questo termine abbandonare, abbandonare da parte della Madonna nei nostri riguardi, che noi positivamente, attivamente appunto realizziamo con l'abbandono mediante la nostra superbia, è una lamentela continua. Quindi tanto deve essere addolorata la Madonna da questo fatto della nostra superbia, per cui ci allontaniamo da lei, che ecco, le fa ripetere accuratamente questo verbo, abbandonare, abbandonare. È il verbo che si ripete fortemente, costantemente, nell'Antico Testamento, nei profeti, soprattutto Daniele, Geremia ed Ezechiele, il popolo che abbandona. Perché mi hai abbandonato? Vi ricordate le lamentazioni del Venerdì Santo? Perché, popolo mio, mi hai abbandonato? Che cosa ti ho fatto di male? Io che ho fatto questo e questo e questo per te, e tu perché mi abbandoni? E c'è il lamento del Signore, le lamentazioni. Parola abbandonare. Noi la usiamo più o meno così, ma nel significato proprio e quanto agli effetti è terribile, sapete, la parola, il verbo abbandonare. Fate caso, un esempio, non so se avete letto I Promessi Sposi del Manzoni, interessante, quando appunto l'orto di Renzo era talmente abbandonato che erano cresciute le ortiche, eccetera, eccetera, eccetera. Una terra abbandonata finisce male, non produce più nulla. Non coltivata, è abbandonata a se stessa. Dunque è senza risorse vitali, senza risorse vitali. E quando uno è abbandonato nel gergo greco significa che io da questo punto mi allontano, mi allontano, mi allontano, finché rivoltandomi non lo vedo. Non lo vedo più. Né lui vede me, né io vedo più. Quindi ci sono le due spalle. Io mi rivolto di qua e cammino di là. Quell'altro si rivolta di là e cammina di là. Questo non vive più. E nell'ebraico, quando appunto si legge questa parola in Geremia profeta, la si legge quando dice tu mi hai abbandonato e adesso sei diventato come una terra crepata, ti sei voluto scavare una cisterna da solo, dopo aver abbandonato me, e questa cisterna non aveva acqua, ma anche laggiù c'era la terra crepata. Come vivrai se la terra è crepata e non ti dà il frutto? Come vivrai se la cisterna dissipata, cioè vuota,
e crepata non ti dà l'acqua. Qui c'hai la terra che ha sete, lì hai scavato una cisterna ma senza acqua, allora che farai? Ritorna a me, dice il profeta Geremia, cioè il Signore per bocca del profeta, ritorna a me, che sono la fonte dell'acqua genuina, ritorna a me, che sono l'autore di ogni vita e io rivivificherò la tua anima arida, screpolata e crepata come quella terra. Il Salmo, ve lo ricordate, io sono davanti a te come terra senza acqua. Ricordate, come terra senza acqua. Ecco l'abbandono. E la Madonna si lamenta di questo. Io sono la madre abbandonata. Ma io non vi abbandonerò. Voi mi abbandonate e io vi corro appresso. Nel messaggio del 20 giugno dell'86, interessante questo che dice, io non vi abbandonerò, figli miei, e già ve l'ho detto, abbiate fiducia, ma io, anche se voi mi abbandonaste tutti, io non vi abbandonerò. Oh, che ben detto. Interessante, sa, questo fatto. Fate quel che volete, io vi corro appresso. Più voi vi allontanate e io più vi corro appresso. E io voglio star con voi. E voi dovete star con me. Dunque questo è il primo verbo. Abbandonare, abbandonare. Sia in senso attivo della Madonna, sia in senso negativo nostro. Poi c'è un altro verbo. Il rovescio. Oh, quante volte dico questo qua. Ascoltate. Ascoltate. Il verbo ascoltare, specialmente nei messaggi dei primi due anni, 85-86, è pieno, pieno, pieno. Anche qui, sia in senso positivo, sia in senso negativo. Io vi guiderò. Ascoltatemi, il 27 gennaio dell'86. Perché non volete ascoltare i miei richiami? 15 febbraio dell'86. Ascoltate la mia voce, figli miei, non abbiate timori. Io vi voglio accompagnare al Padre. 28 aprile dell'86. Figli miei, io vi accompagno. Ma soprattutto busso al vostro cuore insistentemente. Ascoltatemi, figli miei, primo maggio dell'86. Vorrei vedervi tutti felici. Oh, figli miei, ma non vengo ascoltata. Eppure io vi dono speranza, gioia, perché vi amo. Ascoltatemi. Fidatevi di più di me. 14 maggio pure dell'86. Figli miei, Maria, io vi voglio aiutare. Ascoltatemi, seguitemi, figli miei. Il 16 maggio dello stesso anno. E poi? Termina con un altro verbo. Io voglio guidarvi, lasciatevi guidare da me. Più di così. Guardate che sono messaggi per te. Questa ansia continua della mamma che ci vuol prendere per mano e portarci al Padre, perché ha detto vi voglio accompagnare al Padre, ritorno al Padre. Questo antagonismo, cari,
non ascoltare, e lei invece ascoltate. Non mi ascoltate, non fa niente, vi vengo lo stesso appresso. Mi volete abbandonare, non fa niente, io vi vengo appresso lo stesso. Sono gli elementi, ma non so come dire, se essenziali soltanto, ma ci sarebbe bisogno di qualche altra parola che non c'è, è la vera. La quale, anche se offesa dai figlioli, ancora continuo ad amare. Ne commetto di tutti i colori e la mano ancora lì appresso. Dovrebbe abbandonarli, dargli un calcio, tanto ormai sono maggiorenni. No, Signore, ancora lì appresso. Ancora trema per la loro salvezza dell'anima e del corpo. La vera mamma sta sempre lì. È già grande, è già sposato il figliolo, la figliola, eccetera. Non fa niente. Sono ancora miei bambini, bambini. Ed ecco la sollecitudine, alle volte fino al punto che tante mamme non dormono, voi lo sapete. E desiderano sempre il meglio per i figli, il meglio. Io conosco, ultimamente mi è capitato un caso di una mamma che ha un figliolo maggiorenne, malato, poveretto, di tante malattie, eccetera, eccetera, vabbè, ma che la prende a schiaffi, a calci, qualche volta a bastonate, quasi tutti i giorni. E sta mamma che gli sta lì, appresso, appresso, che maggiorenne, mandala a quel paese, più di qualcuno gli ha detto, ma no, è mio figlio. Ma non vedi che ti schiaffeggia? Ma è mio figlio. Ma non vedi che ti maltratta, bestemmia, ti dice di tutti i colori? Ma è mio figlio, padre, come faccio? Posso abbandonare gli uomini? Si arriva alla conclusione quando uno si domanda, ma qui si va avanti con l'intelletto e la razionalità o soltanto col cuore? E veramente si va avanti col cuore. Dicevo ieri, il cuore ha delle ragioni, l'intelletto non ha. E a me, quando penso proprio a questa situazione, ascoltate, ascoltate, no, scappiamo. Ascolta, ascolta, ti voglio dire una bella cosa. No, non ne voglio sapere. E facciamo sempre questo moto di pestaggio come fanno i bambini, ecco, disastro. Quando pensa a questa situazione, ma sapete voi, meditate un po' individualmente, mettetevi un po', mettiamoci meglio, non mettetevi, mettiamoci un po' nella situazione della Madonna che viene rifiutato, non solo abbandonato, maltrattato, bestemmiato, misconosciuto. Troppe volte perfino in quegli ambienti nei quali invece dovrebbe essere amata, venerata, servita, eccetera, eccetera. Mettiamoci un po' nei panni della Madonna, e come agiremo noi? Una volta un signore molto in gamba, uno, disse, dice, padre, ma manco male, dice, che io non sto al posto del Signore, con tutti questi peccati, con tutto questo popò di robaccia che inquina il mondo, sotto tutti gli aspetti, e in tutti gli ambienti, nelle categorie, nelle età, eccetera, dice. Oh, dice, mi fece anche ridere perché dice padre, se lo Spirito Santo andasse in vacanza una volta e ci fossi un posto, se andasse in vacanza, tanto male che non ci vuoi mai, tu mi venissi e ti darò un figlio. Alle volte veramente c'è da chiedere. Noi ci lamentiamo di questo, e del freddo, del caldo. Beh, se tu fossi nelle
al posto di Dio cosa farete? Chiudiamo. Al posto della Madonna cosa faremo? Pensate, e lo disse il Papa, quindi non sono parole mie, pensate a quei teologastri che negano e insegnano teologia. E il Papa disse, dice, c'è solo da piangere. Quando ci furono quelle lettere famose che voi sapete. Dice, ma come si fa a non amare la Madonna accettando tutti i dogmi? Se noi neghiamo l'Immacolata Concezione, crolla tutto. E se noi neghiamo l'incarnazione del Signore, crolla tutto il dogma cristologico. E se noi neghiamo la potenza dello Spirito Santo Santificatore, crolla tutta la pneumatologia. Come si fa? Quando sappiamo la sollecitudine della Madonna, quando sappiamo che essa ha accettato, allorché l'Arcangelo le fece l'annunzio dell'incarnazione, ha accettato ponderatamente e riflessivamente tutto ciò che poi si sarebbe svolto con la massima generosità e dedizione per noi. Per noi. C'è San Policarpo, che è uno dei santi padri post-apostolici, cioè discepolo di San Giovanni Evangelista, il quale, a proposito della Madonna, ha delle espressioni meravigliose, tra le altre queste. Cioè, quando l'Arcangelo la invitò ad accettare, la salutò, e dopo aver riflettuto come sarebbe avvenuto, gliel'ha chiesto lei, no? Com'è possibile questo? Lo Spirito Santo, eccetera, eccetera, opererà in te. E disse il sì, il fiat. San Policarpo ci dice, è come se davanti a lei Dio gli avesse fatto vedere una lunga pergamena, un lungo papiro, loro sono i papiri, no? Scritture, dove ella vide tutto ciò che con quel sì avrebbe dovuto abbracciare e realizzare e sostenere insieme con Cristo fino alla croce. Cioè noi diremmo, con i nostri termini moderni, è come un figlio. Ecco, qui c'è l'angelo, l'arcangelo Gabriele, qui c'è la Madonna. Lui gli dice, adesso guarda, tu diventerai madre di Gesù, figlio di Dio, e il Padre, vero Dio con il Padre. Tu diventerai quindi madre del Redentore, il quale farà questo. Ecco, adesso guarda, ti proietto. È tutto un figlio, con tutto ciò che Gesù avrebbe sofferto durante la vita, gli stieri, le accuse. Trattato da malfattore, l'hanno accusato di peccatore, accusato di indemoniato, accusato di mangione rispetto a San Giovanni e di bevone, accusato che andava con le prostitute, i peccatori, eccetera. E poi accusato perfino di seduttore. Poi, guarda, tutto questo avanti. E dopo che, quando sembra che tutto sia perfetto nella gloria, con tutti i suoi miracoli, compreso addirittura la risurrezione dei morti, ecco, impotente, te lo crocifiggerà e tu starai lì. Però da quel momento questo figlio che ti ha fatto soffrire tanto e che tu hai sofferto insieme con lui, ti darà una moltitudine enorme di altri figli, donna sotto la croce, ecco. Quindi gli ha fatto vedere come un figlio e lei ha accettato. Allora, ha sì o no il diritto la Madonna
di essere ascoltata da noi? Oh, caro, ascoltare. Dall'ascolto, da una parte non c'è più l'abbandono, ma dall'altra c'è un altro verbo che ritorna spessissimo. Fidatevi di me. Fidarsi. Fidatevi di me che sono la vostra mamma. Fidatevi di me che sono la vostra interceditrice. Fidatevi di me che sono la vostra mediatrice. Ascoltatemi e fidatevi di me che sono la mamma vostra tenera. Ascoltatemi, fidatevi. Fidatevi, io so condurvi sulla giustizia vera, non dubitate, non accettate più voci che non sono verità, perché la verità ve la do solo io, ed è il mio Gesù. Fidatevi di me. Quindi vedete questo abbandonarsi totalmente in braccio alla Madonna, perché solo lei ha la verità. È Gesù. Solo lei ci ha dato la verità personificata in Gesù. E Gesù l'ha detto, si è autodefinito, io sono la verità, la via, no? E la vita, io sono. Chi ce l'ha data questa verità se non la Madonna? Dunque allora ci dobbiamo fidare. E c'era San Tommaso d'Aquino, questa scienza che non finiva più. Tuttora, che quando aveva delle questioni da risolvere in teologia e sembrava un po' inceppicarsi, lasciava subito la penna, correva all'altare della Madonna in chiesa. Qual è la verità? Donami la verità, perché solo tu. Qual è la verità? Donami la verità, perché solo tu la conosci. Questa preghiera che ritorna. Dopo aver meditato, quasi la vita dice ascoltato misticamente la voce della Madonna, allora ritornava a scrivere. E non ha fatto mai un errore. E poi ricordatemelo se mi dovessi dimenticare, già nel fondo. Vi voglio spiegare come San Tommaso recitava il rosario. È molto importante sapere, molto, molto, molto. Come San Tommaso... Ah, lo possiamo fare già stasera. Ecco. Come San Tommaso recitava il rosario. E vedrete come siamo in perfetta consonanza e sintonia con i messaggi che abbiamo noi della Madonna. È una cosa incredibile, per cui noi dobbiamo star tranquillissimi, sereni, sicuri, proprio fidatevi di me, che siamo nella dottrina giusta. Vi leggo l'ultimo, uno degli ultimi. Sentite, figli miei, perché non vi fidate di me? Non c'è momento che io non sia con voi. Per dirsi, allora, ti vuoi fidare sì o no? Non c'è momento che io non sia qui. Sempre, è con me. Non mi abbandonate, ed io non vi abbandonerò. Che accorata, non mi abbandonate e io non vi abbandonerò, perché non c'è un momento che io non sia con voi. È il 30 giugno dell'87. Io dono a voi Gesù, vi faccia gioiosi la mia chiamata, tutti, perché tutti avete un posto e per tutti e ciascuno c'è un posto nel mio cuore. Beati saranno coloro che mi aiuteranno in questa missione di salvezza.
ciascuno di noi ha un posto nel cuore della Madonna. Ah, caro, ma non ci basta questo per essere contenti a lei, per superare tutte le difficoltà, i dolori, le croci della vita? Beh, è doloroso questo, però nel cuore della mamma ci sto anch'io, c'è un posto anche. Essa mi sta ogni momento, dice, vicino. Provate, caro, io ne ho l'esperienza personale. Quando non dormo, non dormo mai. Da un periodo a questa parte, da un tempo, insomma, questa parte, per tanti motivi. Dolori alle volte lancinanti che è difficile descrivere. Ma quanto penso che nel cuore della mamma mi trovo anch'io, c'è un posto anche per me. E quanto penso che essa non mi abbandona mai e che mi porta sempre Gesù, e quindi anche nel cuore di Gesù c'è un posto per me sempre, e quindi neanche lui mi abbandona mai. Passa una notte, ne passa un'altra, poi un'altra, e di giorno bisogna far questo, questo, questo. Ma chi potrà togliermi la gioia, quella vera? Chi potrà togliermi la serenità, quella vera? Il demonio? No, neanche lui. Perché lui certamente non ha il posto nel cuore della Madonna. E neanche nel cuore di Gesù. E allora, di chi avrò timore, diceva il Salmo? Il Signore è la mia forza e il mio canto, la Madonna è la mia forza e la mia gioia, di chi avrò paura? Ecco, caro, coraggio. Non abbandonare la Madonna, ascoltare la Madonna, fidarsi di lei. Questi tre verbi, meditate con calma, con serenità, andate all'altare della Madonna di Gesù. Ci farà bene, perché noi qui abbiamo materia non solo per un corso di esercizi spirituali, ma per 30, 40, quanti ne vogliamo? Ce ne sono tanti. Tanto materiale. La Vergine Santissima, la nostra Madre, ci assista, ci aiuti, ci illumini.